Maria è la prova che Dio agisce nello spazio dell'uomo, nel cuore dell'uomo. Maria è la prova che l'infinito ha scelto il finito come sua dimora, che l'amore vero, eterno, si incarna nella natura della creatura. Ma questa impossibile possibilità, questa impossibilità che poi è diventata, si è realizzata, è diventata possibile, non è per la bravura di Maria, non è realizzabile per la bravura dell'uomo, no, ma per l'amore di Dio, che sceglie Maria, una piccola donna, e le propone il suo piano di salvezza. Vedete, Maria ci insegna ancora qualcosa di vero, di autentico, che ci fa capire come veramente Dio è amore. Dio non impone, Dio si propone. Dio si propone a Maria e Maria accetta. È vero che Maria è stata preparata. È stata preparata dalla grazia, è stata preparata nella Immacolata Concezione, ma è pur vero che Maria ha risposto liberamente alla proposta di Dio. Allora la grazia ha reso capace Maria di accogliere Dio nel suo spazio umano, nella sua vita umana, nel suo corpo, ma per amore e per libertà Maria ha risposto sì. Perché la grazia vuole sempre l'adesione libera dell'uomo. La grazia non è un'azione magica, ma è la proposta, è l'azione di Dio che si realizza solo se l'uomo accoglie questa proposta di Dio. Allora oggi è bello pensare che Maria, se è stata l'unica creatura ad essere oggetto particolare di questa realizzazione, di questa incarnazione di Dio, è anche vero che la grazia è donata a ciascuno di noi. È anche vero che io, tu, ogni persona che esiste su questo mondo può incontrare il suo Arcangelo Gabriele. Lo può incontrare non solo una volta, io credo sempre. E attraverso questo Arcangelo Gabriele Dio ti propone, Dio mi propone di realizzarsi e di realizzare il suo mistero di salvezza nella tua vita e nella mia vita. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!